Sarebbe assurdo non riconoscere anche il ruolo che ha avuto l'Italia nello spostare così fortemente l'accento sui temi della crescita e dell'occupazione, in particolare dell'occupazione giovanile. Questo non significa pensare di aver risolto, ovvero ciecamente rimuovere i problemi della stabilità finanziaria, i problemi dei debiti sovrani e così via, però insomma abbiamo imboccato una strada che era oramai urgente imboccare, si sono fatti i primi passi che sono stati anche consistenti, non vanno sottovalutati, e poi appunto non si può pensare di aspettare miracoli. Certo. Dall'Europa io ho molto apprezzato un'intervista come quella data due giorni fa al Corriere della Sera dal Ministro dell'Economia Saccomanni, che ha dimostrato in modo puntuale quello che si poteva fare, quello che si può fare, ci si prepara a fare, naturalmente senza pensare di avere la bacchetta magica. Oggi è stata un'intervista del Presidente Grasso, di politica italiana naturalmente, ha detto bisogna fare la riforma elettorale, ha detto sono sicuro che il Presidente Napolitano non scioglierebbe le Camere ma penserebbe a un'altra coalizione in caso di crisi di governo. Confesso che pur essendo le ore 18:30 della domenica non ho avuto modo di leggere quella intervista e quindi non ho da pronunciarmi, forse non mi sarei pronunciato comunque su un'intervista del Presidente del Senato. Come? Ha creato polemiche, qualcuno l'ha accusato di invadere un campo politico, diciamo, al Presidente del Senato. Beh, tanto oramai mi pare che su tutto si facciano polemiche, lasciamo che facciano il loro corso.